Buonasera. Ogni volta che la vedo è incredibile, perché noi ci conosciamo da 30 anni. Sì. Ogni volta che la vedo è come se fosse la prima volta. Sa che non mi abituo proprio. Ma neanche io. Se mi guardo allo specchio o rido o piango. Venga, appoggiamoci qua. Cosa fa? No, stia attento. Metto qui il pallone. Ma perché lei ha sempre l'impermeabile anche? Perché questa volta faccio, se non farsi... Fabio o Flavio. No, e non è Flavio. Flavio mi chiama Caccamo da tutta la vita. Fabio. Sì, Fabio, quest'anno farò l'albero di Natale. Sì. Per Monzello. Sì. E Milanello. E Milanello, cioè. E allora, c'è? La mattina faccio Monzello. Sì. E mi spoglio, faccio l'albero di Natale. Come si spoglia l'albero di Natale? Ma che bello! Ma e così risparmi anche tempo per andare al lavoro. Io ho visto una signora che è molto no. Bella, eh? Perché aprire l'impermeabile. Non vorrebbe venire a San Siro. No, ma aprire l'impermeabile è un gesto brutto. Perché? Perché è brutto. Ah, ho capito. No, è brutto, capito? Ma gesto... non sotto c'è niente. Senta, vai. Io poi devo parlare con. Devo parlare con Teocoli. Sì, sì. No, ma aspetti, stia un attimo ancora con l'impermeabile, dottore. Stia un attimo. No, stia ancora un attimo. Ancora con l'impermeabile. Sì, no, volevo solo una domanda. No, volevo sapere, lei è contento del Monza, sì? Sì, sì, sono contento. I mondiali li guarda? Sì, sì, guardo. Per chi fa il tifo? Sesto San Giovanni. A volte sa, signor Fazio. A volte A volte mi sento scemo, ma no, mai. Perché guarda, sono felice. Quello mai, è felice. ecco, questo è quando è felice. Senta, io volevo. Sai che io le voglio bene da tanto tempo. E allora ho pensato di fare una piccola sorpresa per Natale. Sì. Posso? Panettone? No, possiamo far entrare la sorpresa? Sì. Per Galliani. Guardi qua che sorpresa che arriva per Natale. Jingle bell, guardi qua, che sorpresa. Scusi, le passo davanti un attimo. Scusi, c'è dentro la notizia. Ha visto la sorpresa? La gliela faccio vedere? Sì. Uno, due, tre. Sono Ciao, dai. Ciao, dottor Galliani. Quanti anni che è? Tacchei di sano da quelli che il calcio. Quante ne avete fatte insieme? Sì. Quanti anni? Vuoi scendere? Sì. Vuoi uscire da lì? Sì. Sei invecchiato più di me. No. Ah, sì, perché è sempre uguale. Lui è uguale. Perché ridi? Umorismo cinese. No, è giapponese. Che cinese? È giapponese. Sei diventato giapponese? No, sì. È sempre stato giapponese. Takeide, vuoi prendere... Sì. Ecco il pensiero. Che cosa fai? Ah, perché pensa... Aspetta che ti aiuto. Sì. Mamma mia, che c'è dietro? Oh. Vabbè. Che è? Una pietra. Ok. Mamma, aspettate, mamma mia, prego, questa qui può venire via. Sono felice. Allora, lei è felice, Galliani. Sì, sì, mi fa piacere. Allora, vada un pochino più in là, Galliani, scusi, un po' più sulla sua. Ecco, grazie. Allora, c'è la sorpresa per lei. Sì. Apriamo? Sì, apriamo. Ecco qua. Ecco. È un sasso. Ho capito che è un sasso, scusi. Ma lo porto a casa? Eh sì. Perché è un simbolo. È un simbolo religioso del suo paese. Il mio paese che è il Giappone. Come che è il Giappone? Il Giappone. Sì, no, ora Giappone. Sì, sì. E come romani che sono tanti dei. Sì. Dio di sasso che gli dei che scendono qua sulla terra no. Sulla qua pietra qua sono sempre più felice. però al di là della simbologia, Galliani, se lei tira su il sasso ecco, tiriamo su il sasso il panettone. È il panettone di Milano, della grande Milano, Santa Paola. Il panettone. Che tu fai?
Guarda qua. Grazie. Una pallina! È caduta una pallina. Sarà mica una delle mie. Allora, Belliani, guardi, poi salutiamo Takeide. Guardate cosa vi abbiamo preparato per voi due, per ricordarvi i vostri giorni felici. Voi due, giorni felici. Prova a guardare, vai. Vediamo. Hai i guanti di Topolino. Che te ridi? Chi è che ridi? Un imbecille. Non ho capito niente. Hai capito niente? Sì. Hai capito? No. Casicomitomos. Ma cosa sta dicendo? Ma è nudo? Buon lavoro! Mandato a sega circolare. Spedito alla Aralai. Come faccio io? Perché ti sei vestito a fatina? Ah, non lo so. Takeide Sano, Teo Teocoli! Grazie. Ma adesso diventi Teo? Sì, sì, girati. Sì. Ecco, vai fuori dalle palle. Tanto per ridere, eh? Ok, ciao Takeide! Grazie Takeide! Ma tu come fai? Rimani così? Sì. No, dico rimani così, no? Sì. Ma il trucco te lo tieni? E il panettone? No, il panettone lo diamo. No. Portatelo via, grazie. Sì. No, ma dico, ma tu rimani truccato? No, è un attimo, no, Ti aiuto. È tutta colla qua, ti stacchi la testa? No. Ah! È una scena terribile. Terribile. L'esorcista 2. Ecco. Oh, madonna. Il naso, lo tolgo. Tolgo anche il naso. Ma non si è mai visto in diretta togliere il naso? Si è mai visto uno strucco in diretta, dai. Le sopracciglia. Teocoli, no, aiutami le sopracciglia. No, fa malissimo. Sei materiale, cavolo. Lui materiale. Ecco. Ok. Aspetta che ti tolgo ancora una cosa qua. Voilà. Ok. Teocoli. Oh, finalmente. Guarda. Allora, io voglio dire al pubblico una cosa. In realtà, Teo è uno dei più grandi talenti del nostro paese, della nostra comicità. Domenica scorsa, adesso sei con una sopracciglia più alta e una più bassa, è una cosa mostruosa. Non posso togliere. No, stai togliendo. Devo togliere la palpebra. Ok, dai. La settimana scorsa ci hai fatto questo regalo con Caccamo a tutti quanti e è stato come, hai visto, uno tsunami, proprio una ventata di freschezza, di meraviglia. Tavolo? Cosa succede? Fategli vedere il primo piano perché non ti si può guardare. Un mostro? E devo dire, insomma, abbiamo detto, noi vogliamo che Teo torni per dirgli grazie. Guarda, il senso di questa chiamata che ti abbiamo fatto stasera. Questo è bellissimo. Grazie di cuore, perché sei stato bravissimo. È stata una domenica indimenticabile e sei stato di una forza pazzesca. Devo dire che si sono incastrate molte cose tra il tavolo, te, me, e siamo riusciti a portare a casa mezz'ora senza mai sovrapporsi, è andata bene. È stata una magia, divertente. Una vera magia. Una magia, sì. Una vera magia. Va bene, ciao. No, aspetta! No. Teo, tu hai vinto 5 telegatti per i programmi di cui sei stato protagonista. Da Scherzi a Parte, Mai dire gol a quelli che il calcio, 2 Oscar come TV, come personaggio dell'anno, una carriera meravigliosa e in attesa che arrivi anche lo struccatore che ti dà una mano, sì. Io volevo mandare queste immagini dedicate a Teo Teocoli per il piacere di tutti noi. Sigla Bacciarella! Io sono uno che lavora anche quando sta poco bene. Vabbè, non sono uno che fa flanella, capito? Ma chi è? Cappucci.
Napoli Sant'Antonio non sacci niente perché sono io da Milano. Rimanete con noi, sigla! No, ma come sigla? Appena è andata la sigla. Ciao Polino! Qui c'è un ponte che potrebbe volare via da un momento all'altro. Allora compagni, sono qui anch'io per questa trasmissione. Ciao Sanremo! Dallo studio Tensi da Napoli, Felice Caccamo, a voi studio da Napoli. Strucco in diretta, vedete? Mai è accaduto anche questo? È vero, mai. Sì, allora, ma vai! Allora, dai, che meraviglia. C'era tante cose belle. Quanta siamo roba. Divertiti. Quanto ci divertiamo ancora. Sai che abbiamo trovato una cosa interessante, perché tu all'inizio della tua carriera, cioè, non è che sapevi che volevi fare proprio l'attore, il comico. Anzi, tu ti pensavi, eri un bellissimo ragazzo, ti pensavi troppo bello per far ridere, perché il comico di solito, sì. No? Beh, sì, non era lo stereotipo, era di essere buffi, insomma. Sì. Ogni coppia, allora c'era quello buffo e quello... La spalla, vestito bene, elegante, mosadissimo, lei pazzo, riesce... Ecco, questa era un po' la chiave. La sì. Chiave. E tu invece all'inizio infatti non facevi esattamente il comico. Abbiamo trovato per esempio questo filmato, devo dire, molto bello, perché Teo era appunto, come ho detto, un bel ragazzo e faceva il modello. Sì. Non mi ricordo, veramente? Hai fatto il modello per una nota marca di abiti. Sì. Non so se te lo ricordi. No, va bene. Lebole. Lebole. Adesso te lo faccio vedere, guarda un po', guarda che meraviglia. Guarda cosa abbiamo trovato. Sì, il vero vestito per l'estate. Fresco, moderno, dinamico, giovane, elegante. Tutto sì, l'abito che ha rivoluzionato la moda maschile per l'estate. Tutto sì, una scelta inesauribile di modelli nei colori moda più attuali. Che meraviglia. Allora. Che meraviglia. Sono passati 70 anni. È una cinquantina tutti. È una cinquantina, sì. Una cinquantina tutti. E comunque io volevo dirti che con un'amica giornalista, sì, sportiva e non, abbiamo scritto un libro. No, ma qui ci arriviamo al libro. Sono anticipato, scusa. Ma Gabriella, figurati, la conosco da... Bello però, è un bel ragazzo. No, quello sono io. No, quello non sei tu. Tu sei quello piccolino nel cerchiere. Non sono io. È un attore famoso lui, te lo ricordi come si chiamava? Il nome non me lo ricordo, mi ricordo lui. L'uomo in Lebole, cavolo. Come no, me lo ricordo. Armando Francioli. Armando Francioli, memoria, bene. Ragazzi. No, memoria no, è tutto un trucco. Armando Francioli, bene. Sai che ho trovato una frase di Enzo Iannacci? Sì. Molto bella per te, perché tu hai fatto il derby Enzo Iannacci lo aveva fondato, aveva scoperto tutti i comici che c'era, e ha detto: l'unico che non ho aiutato è stato Teocoli, perché non ne aveva bisogno. Bello. Che bello, eh? È vero perché io non facevo proprio il comico, ero un attore brillante, poi venivo dalla commedia musicale che si chiamava Air, dove ci si spogliava nudi. E tutto nudo l'hai fatto tu? Sì, tutto nudo, e sì. C'era la canzone centrale che era Let the Sunshine, eccolo qua, e vicino a me avevo Ronnie Jones, in nero, sì, e c'era un altro, Ron Motherbrook, che non c'è, e nella scena di Let the Sunshine... C'era Renato Zero. Renato, c'è lì Renato. Sì, sì, eccolo là, dietro. Esatto, dietro Renato Zero, insomma, la Bertè sotto. La Bertè, certo. Sotto. E c'era questa scena in proscenio, tutti nudi con le braccia alzate, e io avevo due neri a fianco con due idranti. Vabbè, dai! Vabbè, ragazzi, è stata per me, è stata una frustrazione, perché insomma... Cioè vuol dire che da lì hai deciso di fare il comico? E lì ho detto: è meglio fare il comico, ma che almeno faccio ridere. La vita di te è una vita speciale, e il libro a cui ha fatto cenno si chiama Il piede di Dios, scritto con una giornalista importante come Gabriella Mancini, edito da Solferino. È un libro che racconta la storia di Brigitte Lampion, calciatore gentiluomo, ma che in realtà è autobiografico, sei tu. Più o meno, però la parte sportiva, perché è satira sportiva, più o meno è un calciatore che mi ricorda molto
come si chiama quello con i mulini a vento? Don Chisciotte? Eh? Don Chisciotte? Sì, Don Chisciotte, sì? Perché vive nella Mancia, a Talavera della Reina, lavorava le ceramiche di Talavera, che sono famose. Beh, però c'è tutta la tua Spagna là dentro. La mia Spagna, sì, dentro, la Mancia, e vanno verso l'Italia, passando per i Paesi Baschi, dove conosce un suo amico che si chiama Cabo Elarzighi, sai che hanno i cognomi molto strani. Poi arriva a Parigi, ma si ferma alle banlieue. Beh, anche tu sei andato a Parigi. Sì, sì. Insomma, c'è molto della tua vita. C'è molto della mia vita, sì. Però ci sono delle sfumature che io non ho mai vissuto, come quella di sposarmi giovane o cose del genere. Poi va, poi c'è l'apoteosi. Lui a 40 anni riesce a giocare nella primavera dell'Inter. È il piede di Dios. Aspetta, è a 70 anni, c'è l'apoteosi. L'apoteosi, 70 dove, anni. Dove conosce Moratti, che è Moratti, il suo agente Bracciola gli presenta Moratti. Moratti guarda, cioè, bravissimo, e poi va via. E quando a 10 metri... Com'è che fa Moratti? Bravissimo. Poi a 10 metri, dica! Ma io ho visto i personaggi, guarda. Possiamo mettere una panoramica di tutti i personaggi di Teo alle nostre... Ce l'abbiamo? Abbiamo un po' di foto di personaggi? Perché sai che a rivederli non ci si crede... Cioè, tu hai fatto Albertini, Celentano, Ibrahimovic, Maldini... Sì, ma te li racconto io senza vederli. Per esempio... Con l'avvocato Agnelli. Guarda Albertini. L'avvocato Agnelli, in una cena alle Mosche Ardennes di Saint-Tropez, fatalmente io mi sono seduto alla sua destra, vicino a lui. Questo è Costanzo. Sì, sì. Che si è incassato tutto. Allora mi presento. Cioè, tu alla destra di Agnelli? Di Agnelli, ma casualmente. Lui era capotavolo della destra e lui mi dico: piacere, Teo Teocoli. Lui mi guarda, ma sei greco? Dico, no, sono di Niguarda. Ah, di Niguarda, senti, ma si scia da quelle parti? Ho detto, no, c'è l'ospedale maggiore. Un altro che si arrabbiava molto era l'avvocato Prisco. Cioè, quel deficiente va in giro a dire che io guido la Smart in piedi a Milano. Grande! Senti Teo, prima di salutarti volevo far vedere ancora una cosa. Devo far vedere ancora una cosa prima di salutare, perché uno dei meccanismi classici della comicità è quello del comico e della vittima. Sì. Tu, diciamo, vittima non lo sei mai stata, no, mai. Ma ne hai avute tante vittime, sì. E devo dire, tutte in modo molto, molto divertente. Allora, noi abbiamo fatto cioè tu hai menato tantissimo, sì. Le tue spalle o le vittime casualmente arrivate al tuo cospetto. Abbiamo fatto un montaggio che volevo farvi vedere per salutarti e per sorridere insieme. Prego. Cosa ridi? Come with me for fun in my bargain. Come along, let's go for the hell of a show. Una dottorata nella schiena. No, la farei precipitare in una pozza di sugo da polpetta. Non facciamo così. Uno, due, tre. Per un millimetro non ho preso l'occhio. Vuoi dire che c'era una camera sola, ma non si... Mi sei sentito che mi ha sentito vecchio, Bestia, che male! Teone Teocoli! Voglio dire l'ultima frase. Il libro... Grazie. No. Prima di tutto ringrazio Fabio. No, grazie Fazio a te. Per questo onore che mi ha concesso questa no, grazie a te, grazie a te. Che mi... come dire... Niente.
Che è un po' una rottura di palle. No, no, e poi dico, il libro è un libro leggero, potete leggerlo anche sciando. E quindi... Dai, seggio via, facciamo il seggio via, va che... Il seggio via è meglio. Il piede di Dios, Teo Teocoli con Gabriella Mancini, Solferino e l'editore. Grazie Teo, a presto. Grazie. A presto. Filippa, a te.